We are Purdue to present. Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ritorniamo con un nuovo gameplay Wargrowth su Far Cry 4. Allora, l'ultimo ragazzi, ovvero il settimo, vi dissi che non ho capito che cazzo dovevo fare. Allora, a parte il fatto che quella sequenza con Erk era solo per farci, tra virgolette, non spiegare ma dirci che era presente la modalità Coop, che invece la missione era questa qui. Questo è il sentiero d'oro, che io non pensavo fosse una missione, ma una missione secondaria. Sono un coglione, sì. Però. No! Qui solo una cosa. Se fossi in te, non entrerei lì dentro. Di cosa stanno discutendo? I soldati di Pagan Min stanno per attaccare uno dei campi. Per Amita, la priorità sono le informazioni recuperate dai guerriglieri. Sabal pensa che siano più importanti le persone. Da quant'è che vanno avanti? Abbastanza. La discussione è sempre la stessa, le loro idee non cambiano. Senti, io non voglio disturbarti, ma sei Ajay Gal, vero? Grazie per il tuo aiuto. Lo apprezziamo davvero tutti. Sono in debito con il sentiero d'oro per avermi salvato, ma in realtà sono qui solo per spargere le ceneri di mia madre. Forse. Ma ora hai visto cosa ha fatto Pagan al paese. Sei il figlio di Mohan Gal. Che ti piaccia o no, hai un dovere verso il Kirat. E quindi le tue scelte hanno un peso. Ci serve qualcuno che rompa questo stallo tra Amita e Sabal. Ricordalo quando sarai lì dentro. Ma vaffanculo, qual è il dovere? Si parla di vite. O agiamo o la gente muore. Si parla di guerra. Abbiamo bisogno di quei dati. Stiamo parlando di soldati da usare. Ricordi che hai detto di Darpan? E se anche dovessi scegliere tra Darpan e i dati, io sceglierei i dati. Scelta. Le missioni equilibrio di potere sono critiche per il sentiero d'oro, ma Amita e Sabal hanno obiettivi diversi. Parla con entrambi i capi e scegli chi appoggiare. La tua scelta determinerà missioni completamente diverse. Saranno stabiliti inoltre nuovi obiettivi delle missioni future e potrai decidere chi sarà il capo del sentiero d'oro fino alla fine della missione equilibrio del potere. Ora puoi scegliere se supportare Amita o Sabal, giocando il destino del sentiero d'oro. Scegli con cura perché ci saranno conseguenze sugli obiettivi della prossima missione. Allora ragazzi, non per niente, ma io scelgo Sabal perché Amita me sta sul cazzo, va bene? Scegli la missione Amita o di Sabal? Io Sabal perché proprio il concetto di Amita, se vengono prima le persone, non sei altro questa per. Posso aiutare? Attaccheranno uno dei nostri campi. Non so quando, ma sarà un delirio. Devo inviare tutti i rinforzi possibili. Quindi se vuoi aiutare, vai là, fratello. Fatto l'occhiolino ma non si vede. Missione equilibrio di potere. Sabal vuole che tu protegga i ribelli in un campo del sentiero d'oro nelle vicinanze. Accettando questa missione, riferirai quella di Amita. Ma baffanculo Amita. Grido ribelle. Yeah, già il nome mi piace. Raggiungi il campo bravo. Dove sta il campo bravo? È un po' inculato sto, quindi famoso. Allora ragazzi, nel mentre vi dico che ho sbloccato la quarta fondina, io in Far Cry 3 giocavo con due mitragliatrici e appunto l'arco e il fucile da cecchino. Questa volta però, non avendo la possibilità di mettere due mitragliatrici, ho voluto mettere il lanciagranate, che serve davvero tanto, e il fucile normale e l'arco e il fucile da cecchino, che devo comprare assolutamente il silenziatore, altrimenti non me ne fa niente il fucile io.
Sì, però un po' distante una cazzo di macchina. Ti cavalco, vieni qui. Sì. Sì, ragazzi, posso cavalcare il movimento. Carico. Ci muoviamo più veloce. Muoviti. Cani rabbiosi. Aiuto! Uccidiamo cani. Aiuto! Attenzione! Attenzione! Ah, questi idole sono per lasciare. Io voglio sapere quando mi sblocca le siringhe. Ho bisogno. L'elefante sta a morire. Ho ucciso l'elefante. Boom! Bella lì, cugino. Perché? Ho ucciso l'elefante. Poverino. Spoglia. Ma mi dà un pelle l'elefante? Pezzo di carne. No, non mi dà pelle l'elefante. Ok, vediamo un po' se dalla distanza. Vediamo un c***o. Oh, guarda là il pesciolino bastardo. Oddio, cos'è quello? Voglio la tua pelle. Che bel pesciolino. Pesa la carne. Prendi la carne. Prendi la carne prima che mi ammazza un altro pesce. Pesce demone. Bello lì, che bel pescione. Questi sono gli squali di Far Cry 4. Là non mi hanno nemmeno preso. Offri aiuto ai ribelli. Lo caccia. Campo del sentiero d'oro. Ajay, che piacere vederti. Ciao cugino. Per quei bastardi. Prendi le mine e mettiti alla torretta. Facciamogli del male. Le mine. Cacciatori. Allora, i cacciatori sono unità silenziose e letali che comunicano tramite fischi. Riescono a vederti attraverso la vegetazione. I cacciatori rimangono marcati per pochi secondi prima di scomparire. Sono capaci di incantare i predatori in modo che attacchino te invece che i soldati. Uccidili per spezzare l'incanto. Minchia. Questo è un nuovo tipo di animale in Far Cry 4. Allora, ma io le mine le ho prese. Ricorda, possono arrivare da ogni direzione. Io voglio le mine. Muoviti in fretta, arriveranno presto. Sì, ho capito, ma non riesco a pigliare le mine. Cugino bello. Lanciare le esche in questo caso non mi... Dio, ma... mi ha messo... Lanciare le esche in questo caso non mi serve molto. Ha brutto infame. Oh, finalmente abbiamo questo rifornito. Oddio, sta bruciando tutto. Oddio, viene da qua il fuoco. Dio, che è quello? C'è la freccia infuocata. Troppo fighi sti nemici. Sì, però sto a morire. Aiuto! C'avevo una... Sali. Sali. Bella. Oh, mi stanno a morire i ribelli. Eccomi, amici. Predator,
fighi. Oh, sto qua. Brutto infame. Oddio, ci sono le aquile, no. Oddio, no, ha preso il controllo dell'aquila. Sì, se riesce a incantare le aquile, oh. Io non ci riesco. Bella lì. Dio, mi ha ferito l'aquila. I maiali non sono carnivori. Siringa. Morici. Checkpoint. Sabal, il campo è salvo. Ok, fratello. Vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare. Un altro? Quanti campi ci stanno? Ci vado a piedi. Quella è una tigre? Quello è un cazzo di lupo, non è una tigre. Ma porco, lupo di merda. Che culo. Lupo. Lascia stare i miei amici. Lascia stare i miei amici. Lupo di merda. Vedo il nemico. Dammi anche la pelle che mi serve. Vai. Lupi di merda. Prima la missione de Conan mi arrivo con un colpo, qua no. Mamma mia, come ti ho fatto male. Ti ho, mi stanno ammazzando. Freccia di merda. Sta sto stronzo. Da dietro. Che cazzo. Ragazzi, mi stanno tipo... Cioè, è loro che fanno gli stealth adesso, cazzo. Porco Giuda. Molto più difficile con questi tizi, non mi aspettavo. Abbiamo sfruttato i cacciatori e siamo sopravvissuti. Sabal, il campo è salvo. Ok, fratello. Vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare. Oh, a ribelli. Fermi, eh. Io sono un arciere animale. No, c'è il serpente di merda. Mi ha avvelenato. Io odio i serpenti che poi non ti danno manco niente. Oddio, arriva. Fame, mori. Sono più veloci di me. Oddio, ce ne sta un altro.
Ma com'è che ti ho mancato? Eccolo. Piccolo bastardo. Aia. Minchia ragazzi, avessi la possibilità di fare siringhe starei molto meglio. Giuro, io senza siringhe, cioè, non è che non so giocare, però su Far Cry pure se perdo mezzo attacco di vita uso la siringa. Porco. Sono morti tutti quelli che ho salvato. Un altro serpente. Stai non mi... Ma che è la zona dei serpenti? Oh, vedi i miei soldati rimasti. Sento un orso e non mi piace. Lancia l'esca per attirare i predatori nella zona. Sì, però se lancio poi l'esca, quelli vengono da me. Quelli incanto agli animali. Ti vedo! Preparati a sanguinare! Perché questi non riesco mai a ammazzarli? Vediamo quanto è affilato il mio coltello. C'è un arciere sopra di me. C'è un arciere sopra di me. Porca puttana. Ma al colpo la testa, guarda quanto fa. Sto cazzo di fuoco! Perché non l'ho preso? Eccolo. Era intrappolato l'orso. Stai soffiando. Saballa è fatta. Ma quello che voleva Amita non c'è. Non importa, fratello. Hai salvato delle vite, ne ero sicuro. Hai il sangue di Mohan. Sì, sei un figlio di Kira. Sto bruciando. Sto bruciando. Spegni, spegni, spegni. Saballa guida il sentiero d'oro. Muo! Su Kamita. Troia di merda. E che cazzo. Vabbè, ok ragazzi, il gameplay è finito qui. Spero vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, un commento, un like e tante altre cose. Ci vediamo al prossimo video. Prossimo gameplay di Far Cry. E mi raccomando, non perdetelo. Ciao ragazzi.